Forum per la difesa della sanità pubblica invita i sindaci della regione a difendere i diritti dei cittadini e a partecipare alla fiaccolata che si terrà ad Isernia. Serve che tutti i cittadini si mobilitino per scongiurare la chiusura della Corte di Appello di Campobasso. Il Comitato Unitario per la Salvaguardia del Tribunale indica i percorsi. Fermento ad Isernia per le imminenti primarie del centro-sinistra in vista delle prossime amministrative, a regnare l'incertezza sui nomi in corsa. Si rinnova a Miranda la tradizione della Quaresima, torna il pupazzo vestito da donna appeso agli usci di numerose case del paese. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Appello ai sindaci molisani affinché aderiscano al Forum per la difesa della sanità pubblica per garantire i diritti dei cittadini. Oggi un nuovo incontro a Campobasso. Ad essere attesa è ora la fiaccolata del 31 marzo ad Isernia per ribadire ancora una volta l'importanza di tutelare i diritti dei cittadini in tema di sanità, una iniziativa alla quale non mancherà il Forum per la difesa della sanità pubblica, oggi nuovamente in assemblea a Campobasso per fare il punto della situazione e per estendere nuovamente ai sindaci della regione l'invito ad aderire, così come è accaduto con il primo cittadino di Busso e la sua giunta. L'obiettivo resta quello di non consentire lo smantellamento dei servizi e di un'assistenza che altrimenti verrebbero garantiti solo a pochi. Nel momento in cui il contatto con la gente, con la popolazione, far capire che cosa sta succedendo, cosa stanno perdendo, può avere una prima risonanza diciamo di massa, e quindi per noi è un banco di prova importante, ma noi non possiamo fermarci qui. Noi fino adesso abbiamo ottenuto risultati importanti, cioè in sostanza siamo stati riconosciuti di fatto come un soggetto interlocutore in quello che è la discussione della sanità. Ce lo siamo conquistati con il nostro agire, ma logicamente dobbiamo entrare nella testa della gente e far comprendere che il momento è molto importante, cioè perdere il diritto alla salute è qualcosa che si pagherà in maniera enorme dopo. Tante cose devono essere aggiustate in sanità, anche nel servizio pubblico, ma se viene perso questo diritto non avremo più la possibilità di aggiustare niente, dovremo soltanto avere una sanità di classe e legata a persone che hanno un reddito per poterla pagare. Ecco, questo noi vorremmo evitarlo e cercheremo disperatamente di arrivare a tutti perché questo messaggio possa penetrare nelle teste di tutti. Il Comitato Unitario per la Salvaguardia della Corte di Appello di Campobasso in una lunga nota fa il punto della situazione mettendo a disposizione dei cittadini anche i percorsi non ufficiali attivati con altre strutture dei territori confinanti con il Molise. Continua senza sosta l'azione di lotta del Comitato Unitario per la Salvaguardia della Corte d'Appello di Campobasso e della Giustizia di Prossimità. C'è la necessità concreta di fare il punto della situazione subito all'indomani dell'ordine del giorno sottoscritto unanime dal Consiglio regionale, che entra in merito proprio ad un nuovo intervento di revisione delle strutture della giustizia in Italia, che si baserebbe moltissimo sui dati numerici degli abitanti di un territorio e non certo sulle difficoltà degli stessi che deriverebbero dalla perdita dei presidi istituzionali. Una difesa che oggi è di vitale importanza, con una parte che veda l'impegno delle istituzioni e con l'altra la forte mobilitazione dei cittadini. Così il Comitato Unitario ha deciso che tutti devono poter essere messi al corrente delle iniziative, anche e soprattutto quelle non ufficiali, che sono state condotte sui piani delle trattative di condivisione delle lotte, soprattutto con le strutture della giustizia presenti nei territori limitrofi a quello del Molise. Le notizie riguardano la possibilità di accorpamenti al fine di aumentare il dato degli abitanti e dunque costruire un percorso di salvaguardia. Tanti gli incontri con i rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura dei vari tribunali come Foggia, Benevento, Lucera, Vasto, Sulmona,
dove ognuno ha evidenziato proprie specificità, avanzando spesso proposte che non potevano essere totalmente percorribili. Al tal riguardo il Comitato decide letteralmente di abbandonare la strada della ricerca di intese con i fori dei tribunali limitrofi ai fini appunto dell'ampliamento del bacino di utenza della Corte di Appello di Campobasso e di puntare direttamente a spostare le iniziative sul piano nazionale. Intanto sono tante le significative prese di posizione contro la riforma della geografia giudiziaria e su queste il Comitato crede di poter puntare, accompagnandosi agli interlocutori giusti per tentare con qualche successo di vincere una battaglia difficile e salvare la Corte di Appello di Campobasso, oggi destinata da chi governa il Paese alla completa cancellazione. Il movimento politico Coscienza Civica comunica di appoggiare in pieno e di voler sostenere in ogni sede attraverso l'impegno dei suoi esponenti le iniziative intraprese dal Comitato Unitario per la Salvaguardia della Corte di Appello di Campobasso e della Giustizia di Prossimità, sorto per evitare la paventata soppressione del medesimo ente. E la Procura della Repubblica di Campobasso ha iscritto nel registro degli indagati un medico del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. A carico del professionista l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte della rumena Mirela Mariuta, 33 anni, sposata e residente a Trivento, deceduta tragicamente nella notte di sabato dopo essere stata in un primo momento dimessa dal nosocomio del capoluogo a seguito di forti dolori all'addome per la quale le avevano diagnosticato una cistite, quando in realtà era incinta. Giorno di consiglio comunale a Campobasso dedicato per lo più alle interrogazioni, interpellanze e mozioni. Tra i tanti quesiti rivolti all'amministrazione Battista, uno ha per oggetto l'ex cinema Ariston. L'odierno Consiglio Comunale di Campobasso per lo più si occupa di interrogazioni, interpellanze e mozioni. Tra le interrogazioni una domanda posta dal consigliere del gruppo del Movimento 5 Stelle, Simone Cretella, sullo stato attuale del percorso di acquisizione dell'ex cinema Ariston. In aula la risposta della Giunta è stata affidata all'assessore Bibiana Chierchia. Se ne parla da tanto tempo perché è una struttura che sta a cuore a tutti i cittadini, prima ancora o meglio insieme allo stare a cuore degli amministratori e a cuore a tutti i cittadini di Campobasso. L'intenzione su quella struttura è quella dichiarata dalla maggioranza sin dall'anno scorso, è quella di riuscire a reperire fondi per un acquisto per destinarla a Casa delle Culture e dell'integrazione di questa città capoluogo di regione. Stiamo lavorando dall'anno scorso per cercare cofinanziamenti con altri enti istituzionali e abbiamo messo al lavoro la struttura dell'area programmazione e controllo per riuscire a reperire risorse anche a livello europeo. E questa è l'intenzione dell'amministrazione su quel preziosissimo immobile che è al centro della nostra città. La proprietà aveva in corso delle trattative per appunto una cessione ai privati, però il progetto che era stato presentato non ha trovato accoglimento presso la struttura dell'urbanistica, parliamo ovviamente di un diniego tecnico dato a quel progetto. Incontrammo all'epoca la proprietà, incontrammo l'anno scorso la proprietà, il sindaco e io in qualità di assessore all'urbanistica, manifestando questa intenzione. La proprietà sa che il Comune è interessato all'acquisto, sa anche che il Comune ha necessità di reperire le risorse per far fronte all'acquisto stesso. Oggi la riunione dei presidenti dei gruppi consiliari in Consiglio regionale, in cui sono state programmate le prossime sedute a Palazzo Moffa. Mercoledì 30 è prevista la trattazione degli argomenti residuali delle precedenti assemblee, mentre martedì 5 aprile la seduta sarà dedicata alle sofferenze del settore edile locale. A due giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni primarie di Isernia, il centro-sinistra nel capoluogo di provincia è una coalizione con molti mal di pancia. Il movimento Persone e Idee per Isernia critica i metodi del Partito Democratico. Fabrizio Torrago, alla vigilia delle primarie nel Partito Democratico, il vostro movimento trova qualche cosa che non quadra. Esattamente cosa? Esattamente, ci siamo trovati di fronte a una serie di lamentele che sono provenute, insomma, ognuno di noi dalla società civile, insomma, da amici, dove ho anche di dubbi, se meglio vogliamo dire,
a proposito di un corso di formazione che ha organizzato il Movimento Comunità Attiva. Dove sta il problema? È che Comunità Attiva è un movimento che fa parte dello schieramento di centrosinistra e concorre alla scelta del sindaco, del candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. E il corso di formazione che hanno indetto è che è gratuito ed è patrocinato dalla provincia di Isernia, ha delle coincidenze quantomeno dubbie, cioè il comunicato stampa dell'indizione del corso è dello stesso giorno delle indizioni delle primarie del centrosinistra. E il termine ultimo delle iscrizioni per questo corso è anche il termine ultimo per la proposta dei candidati delle primarie. Quindi ha quasi un sapore di captatio benevolenze questo corso di formazione. Ci sono dei dubbi in merito che noi vogliamo portare alla trasparenza di tutti. Stefano Testa, mentre la sinistra si prepara per le primarie, Uomini e Idee per Isernia? Persone e Idee per Isernia lavora sul territorio, fa incontri, dibattiti, discute di temi e sta aggregando intorno a sé sempre un maggior numero di persone e si propone come la vera alternativa a questo centrosinistra di malgoverno. Chi assiste a questo, per qualche modo, un po' il teatrino della politica, qual è la strada da seguire? Ma in effetti è veramente difficile. Stanno dando di sé i soliti noti, un pessimo spettacolo e una pessima interpretazione del modo di fare politica. Noi diciamo che noi non ci stiamo, noi non vogliamo la pacca sulla spalla di Frattura, di Iorio, di Patriciello o di Di Sandro. Noi aggreghiamo partendo dalla gente, lavoriamo sui temi e chi parteciperà ai nostri incontri e alle nostre discussioni se ne renderà ben conto. Dalla tua professione conosci, vedi bene qual è la criticità di questo territorio. Una terapia d'urto quale potrebbe essere? Ma terapie d'urto e bacchette magiche non esistono. Sicuramente bisogna lavorare intensamente per far sì che il territorio riparta, che ci sia una riconversione dell'economia e che si possano creare posti di lavoro per i giovani che attualmente sono costretti ad emigrare. Sulla possibilità di realizzare una nuova scuola in località Le Piane a Isernia, l'amministrazione comunale ha diffuso un avviso per manifestazione di interesse in modo da consentire all'INAIL la verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell'investimento triennale. Dal Palazzo di Città ricordano pure il recente finanziamento regionale pari a 3.200.000 euro per il completamento del polo scolastico di San Leucio, i cui lavori sono in corso e che ospiterà oltre 500 alunni. Dal prossimo anno accademico a Termoli partirà il nuovo corso triennale in enogastronomia e turismo. Test d'ingresso il 27 aprile, 45 i posti riservati ai corsisti. Test d'ingresso fra poco più di un mese, precisamente il 27 aprile, per diventare professionisti del gusto. 45 i posti a disposizione a Termoli per il nuovo corso di studi in enogastronomia e turismo, arricchito da laboratori, tirocini e stage in aziende. Gli studenti universitari dovranno superare 24 esami in 3 anni, una nuova sfida per l'Università degli Studi del Molise nella città adriatica, una risorsa importante per il futuro che arricchisce l'offerta didattica dell'Ateneo e permette di dare ampia possibilità di scelta agli studenti. Un percorso formativo indirizzato soprattutto agli alunni provenienti dagli istituti alberghieri che potranno completare il loro percorso di studi con la laurea. L'enogastronomia è una risorsa per l'intero territorio costiero che oltre Termoli abbraccia i comuni di Campomarino, Montenero, San Giacomo, Guglionesi e Petacciato. A parere del rettore Gianmaria Palmieri, frequentare questo corso universitario permetterà ai 45 giovani, 5 dei quali potranno essere stranieri, di poter approfondire le proprie conoscenze dal punto di vista enogastronomico, economico e manageriale. Dal polo universitario termolese nel prossimo futuro nasceranno i nuovi imprenditori del turismo che potranno contare quindi su un bagaglio di conoscenze fatto di studi sulla cucina, competenze finanziarie, giuridiche e linguistiche.
Da lunedì 4 aprile fino a sabato 9 aprile nella sede del Circolo Sannitico in Piazza Pepe a Campobasso si terrà l'esposizione e la successiva vendita all'asta di alcune opere di Amedeo Trivison che i figli dello stesso artista molisano hanno deciso di mettere in vendita per donarne il ricavato interamente all'operazione di restauro degli evangelisti presente nella volta della Cappella della Dolorata della Chiesa di Santa Maria della Croce a Campobasso. La vendita delle opere si svolgerà il 10 aprile. Il palcoscenico è per l'attore un continuo scambio di idee e opinioni con gli spettatori. Flavio Bucci è tornato nella sua regione di origine per intrattenersi sull'arte e lo spettacolo teatrale. I ricordi dell'infanzia e delle radici molisane. Flavio Bucci si è aperto con gli studenti e i suoi concittadini a Casa Calenda prima di partire alla volta dell'Ateneo a Campobasso, invitato per discutere dell'arte della scena. Per il 69enne attore e doppiatore la comunicazione e coinvolgere gli spettatori sul palco attraverso una serie di interscambi di pareri e opinioni. Io mi ricordo che in un periodo c'è stato anche in Italia in modo particolare in cui l'ho fatto anche, cioè il teatro, poi si segue il dibattito, no? Cioè, era un modo appunto di comunicare, cioè, non soltanto così, raccontare una storia attraverso il cinema, la televisione, eccetera, che è un modo appunto di comunicare, cioè, giusto o sbagliato che sia, insomma, è con un pensiero e quindi di coinvolgere anche gli spettatori e avere questo scambio di opinioni, insomma, non... ma a livello di qualunque cosa, di qualunque problematica, intendiamo, che intanto ovviamente va da quella, chiamiamola, politica sociologica alla quotidianità, insomma, ecco, non... essendo poi appunto un mestiere ovviamente pubblico, è ovvio che si confronta con quella realtà, insomma, di cui, a cui può dare delle cose, da cui ovviamente può apprenderne tante altre, insomma, è un interscambio. Unanime il consenso dell'intero paese e del Consiglio Comunale per uno dei figli migliori che ha espresso nell'arte Casa Calenda. Abbiamo coronato un sogno, un maestro importante nello scenario nazionale e internazionale per quanto riguarda la cultura, accompagnato da un altro grande maestro quale Gigi Proietti. È il coronamento di un'azione avviata un po' di tempo fa con Molise Cinema, con la retrospettiva. Abbiamo lavorato bene e c'è stata una grande riconoscenza da parte del popolo casacalentese a Flavio Bucci. E la scelta è stata voluta prima in commissione e poi in Consiglio Comunale, c'è stata l'unanimità dei consensi, anche perché da questo punto di vista sulla cultura non c'è mai politica o colorazioni, c'è soltanto il riconoscimento del giusto che serve per andare avanti nel mondo della cultura. In questo periodo di feste pasquali a Miranda si rinnova la tradizione della Quaresima, un pupazzo vestito da donna appeso agli usci delle case. Siamo qui a Miranda e ci troviamo di fronte all'artefice di queste Quaresime. Lei ci spiegherà adesso che cos'è questa tradizione. Questa è una tradizione che si ripeteva prima da tanti anni fa, che mia nonna era dell'Ottocento e allora tutti facevano queste Quaresime, che la chiamavano Quaresime. Che significato hanno queste piume? Queste piume, allora... si mette una patata sotto a questa bamboletta e queste piume, si mettono 7 piume. L'orchestra da camera di Frosinone salirà domenica 27 sul palco dell'Auditorium di Isernia per il concerto di Pasqua. Per l'appuntamento musicale sono stati invitati ad esibirsi anche 4 cori molisani. Fervono i preparativi ad Isernia per il gran concerto di Pasqua all'Auditorium Unità d'Italia. Il maestro Fernando Araucci dirigerà l'Orchestra Sinfonica di Frosinone, accompagnato da 4 cori molisani. Alla presentazione dell'evento abbiamo intervistato il maestro ed i direttori dei 4 gruppi. Serata di Pasqua in musica all'Auditorium di Isernia. E che serata, Fernando Araucci? Succederà qualcosa di molto diverso, perché ho voluto costruire questo concerto con i nostri talenti locali. Non a caso, come abbiamo il coro di Castelperroso, il coro del Gospel Choir di Isernia, la Cappella Celestiniana, il Cor di Svoci, e sono cori locali della nostra provincia che
cantano divinamente. E ho pensato di abbinare a questa bellezza artistica l'orchestra. Come sapete, la tradizione musicale, ci sono tantissima letteratura musicale con orchestra e coro, soprattutto quella liturgica, e il caso di Casca d'Uopo per il concerto di Pasqua, cioè è ispirato da un evento liturgico molto importante, quello della Pasqua. Quindi ho voluto dare un omaggio alla Pasqua a tutta la comunità di Isernia e celebrare la Pasqua insieme con noi. La Cappella Celestiniana con Fabio Palumbo, siete? Saremo presenti quella sera, siamo all'incirca 27 elementi e per noi è un grande piacere, nonché un onore, poter essere presenti in questa bellissima compagine musicale qui a Isernia. Rosanna Leva? Sì, Isernia Gospel Choir, in una veste completamente nuova, non essendo questo un nostro repertorio, è una cosa stimolante, una cosa nuova, siamo stati onorati di essere contattati dal maestro Raucci. Castel Petroso in canto è fortunato perché appartiene alla diocesi Campobasso Boiano, però in provincia di Isernia. I miei coristi non vedono l'ora di cantare con un'orchestra perché è un'esperienza che non hanno mai vissuto, quindi non vediamo l'ora che arrivi Pasqua sera. Poi c'è un gruppo che Comuni Associati, voi siete? È il Cor di Svoce, è un coro che rappresenta un po' i comuni di Colli di Scapoli, Montaguila, qualcuno di Monteroduni, insomma ci sono un po' vari i coristi che vengono dalla Valle del Volturno. Partirà domenica 3 aprile il primo tour nei borghi della Lettura. Un bus turistico si muoverà da Campobasso con destinazione Campania. Durante la giornata previste diverse tappe a Gesualdo, all'Oasi WWF del Lago di Campolattaro e a Circello. Tutte le informazioni sul sito borghidellalettura.it. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Deboli piogge oggi in gran parte del Molise, temporali nelle aree interne. Le temperature sono comprese tra i 4 gradi la minima a Campobasso e i 14 gradi la massima ad Isernia. Mare Adriatico mosso e venti provenienti da nord-ovest, un leggero miglioramento a partire dalla sera. Cielo generalmente coperto anche domattina sulla regione, valori climatici ancora in leggera flessione. Nelle ultime settimane il Campobasso ha perso smalto e lucidità. I rossoblù pagano anche carenze numeriche nell'organico. Domenica sosta utile per ricaricarsi. Il Campobasso di questa stagione è una squadra giovane e può accusare cali di tensione dopo una lunga rincorsa avviata a novembre per risalire le posizioni in classifica nel girone F della Serie D. Rimane una rosa risicata a centrocampo. Le parole dell'allenatore in seconda, Antonello Corradino. I risultati non sono dalla nostra parte ultimamente, però penso che le nostre ultime partite, pur non essendo state brillanti dal punto di vista estetico, però credo che la squadra abbia veramente subito poco. Da parte nostra dobbiamo sempre trovare l'equilibrio, così come a novembre non ci potevamo deprimere per la situazione interna ma soprattutto esterna, adesso credo che assolutamente dobbiamo avere un atteggiamento equilibrato, dobbiamo recuperare tutti i giocatori perché purtroppo in rosa ne siamo in pochini, quindi questa sosta ci servirà soprattutto per recuperare quei giocatori determinanti e per ritrovare, come hai detto tu, un po' di smalto, ma credo che sia soprattutto solo una questione di risultati. Ma noi dobbiamo guardare solamente a noi stessi. È chiaro che dobbiamo sempre stare con gli occhi ben aperti, però la squadra deve rimanere tranquilla perché credo che questa sia una squadra abbastanza giovane che potrebbe magari accusare questa sfiducia dell'ambiente. Quindi come la squadra è stata brava, a far riacquistare un po' di fiducia all'ambiente, così adesso deve rimanere tranquilla.
Nella pallacanestro maschile regionale continua a guidare il raggruppamento il Campo Basket a 36 punti, seguito dal Ripa Limosani a 32 e Cestistica Campobasso a 22. La capolista nell'ultimo turno è stata fermata ad Isernia dall'Accademia per 55-51. Nel prossimo turno, il venerdì 1 aprile, in Campo Boiano Accademia Isernia, Basket Venafro Isernia, Campo Basket Ripa Limosani e Cestistica Campobasso Venafro. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.